Ciao a tutti, finalmente ben ritrovati al nostro vecchio vecchiaccio Gastano, finalmente in Mario Merda 2. Ci eravamo fermati qui in mezzo al nulla perché il telefono sta per esplodere dalla troppa memoria. Qua ci troviamo già un... Quanto è noiosa la mia vita, qui fermo ad aspettare che tu passi e a volte mi schivi anche. Come faccio a schivarti che c'è un tunnel dritto, con tu che sbuchi dal nulla da un punto là? Ti teletrasporto? Ma vediamo un po' la super potenza di Merdaman. Sei scarso, Merdaman. Pensavo tirassi un pugno che faceva talmente schifo che gli puzzava addirittura a farsi toccare e morì e si suicidava. Invece no, no, mi hai deluso, Merdaman. Non mi fanno nemmeno andare a curare i Pokémon. Beh, non c'hai tutti i torti, eh. Alto là. Dove? Là. Alto là, dove? Là. Non so se deve far ridere o meno. Oh, guarda che c'è lo stesso di prima, ce n'è un altro, st messo stesso punto e stesso. Ah, andiamo Pulce, dove andiamo? Credo sia scontata la risposta, vero? Modo di merda, da un po' che non lo vedevo più. Dopo quello scontro epico contro chi cavolo era? Ah, giusto, Luca Giurato. Dopo Luca Giurato non ci siamo più visti. Qui invece c'è l'ennesimo piglia mosche che fanno sempre più schifo. Crepa contiene un Pokémon coleottero. È come si. No, no, ti prego, no. Matrioskar, questa mia nuova Matrioskar, lo voglio subito, ovunque sia. Che non me ne ricordo che era lì, un camperone. Certo che dopo un po' non si sa più cosa fargli dire a sti cazzo di omini. I programmatori hanno voluto esprimere il loro pensiero. Una cosa efficace. Vediamo un po'. C'è la vecchia evoluzione di Quilavati, solo che adesso è molto più potente e molto più sporco. Spero sia finito sto tunnel perché mi sta veramente stancando. Sono dovuto addirittura tornare indietro. Non fare l'arrogante, ma ce l'hanno tutti con me qui, cazzo. Baracobald è derivato da un incrocio tra Barack Obama e non mi ricordo più. No, sei troppo forte, punto di domanda. È palese che hai talento in bocca al lupo. È un. Non so se è un doppio segno del tipo orto sfiga oppure. Ma qui più di poter sfiga non sanno fare gli omini. Percorso 10, che cavolo, era ora di uscire. Vediamo un po' che Pokémon ci sono qui. No, sempre gli stessi. Cavolo, un Crash. Non lo voglio. O almeno non per adesso possiamo fare a meno. Cazzo, mi sono dimenticato di avere Flapper. Aspetta un secondo. Non dimmi che è quello lì, non dimmi che è quello roccio. Tunnel. No, per Calzedonia. Non ho Flash, devo andare a prenderlo. Ecco perché mi ero dimenticato una parte fondamentale, dobbiamo andare nella grotta Wurstel. Ecco qua, siamo finalmente usciti in questa casa, scommetto. Eccolo qua. Ah no, l'ho confuso, l'ho confuso. È qua dietro, tagliamo il Pikachu, mi dispiace, l'ho decapitato. Vedevo sotto del coso blu, non so cosa sia. Sono di ricordi di poche, almeno 10 dati, eh. Allora Gastano è raccolto, sì. Ah, non gli dice niente Gastano, che strano. Vediamo un po'. Strano, di solito Gastano gli rispondeva, è meglio che cazzo me ne faccio, boh. Perfetto, con Flash nulla potrà fermarci, eccetto qualcuno in mezzo alla strada. Vado spesso alla palestra, Pokémon, perdo sempre, fatti qualche domanda. Se vai sempre alla palestra, ma perdi sempre, devi farti qualche domanda. Soprattutto se sei un Pikachu totalmente ubriaco, in coma etilico. Cosa ti aspetti? Di vincere una palestra? Utilizzando cosa? Che per osmosi si ubriachi anche il tuo avversario? E anche Patrick, dove vuoi andare con Patrick? Che si butterà sulla roccia a dormire. Adesso. Sentiamo le tue motivazioni. Vediamo. Ho perso ancora. Mi sento tanto sola. Non mi interessa. Ciao. Sono 80 anni, dove sarai? Almeno 11 anni, nemmeno. Finalmente siamo su U-Tunnel. Che schifo che sia tutto buio, Lo fa imparare a Wartortle perché è un soldato e quindi deve essere addestrato anche a usare i Flash. E come al solito non mancano mai anche i pochi. Electrode. Io vi odio. È un misto tra un Geodude e un. Sì, è un Electrode, appunto. Solo che non si nota la differenza. Dai, questo lo voglio, questo mi interessa. Quindi via di Pokéball a spammare. Vai, volevi il primo colpo, vero? Volevi? Oh, che cavolo, finalmente l'ho preso. Ci ho messo tipo 10 Pokéball. Si è rotto il caso di essere sempre schiamato per una Pokéball. Quindi gli hanno messo una protesi di un braccio di un Geodude. Poveraccio il Geodude. Ah, è vero, non devo cambiarlo. Mentre invece benvenuto nel fantastico tunnel delle meraviglie. Ma a me sembra un po' buio. Se non ci fosse il mio Flash, però. Turno di jeans. Jeans? Che cavolo di jeans? Come faccio contro i jeans? Sono resistenti all'acqua? No. Fanghiglia sarebbe acqua. Acqua sporca, però.
Una lacerazione però contro i jeans funziona subito, non sono così resistenti. Luigi invece è pericolosissimo, infatti vedete il suo mega pugno con i guanti bianchissimi potrebbe togliere lo sporco al mio Quilavati, che può comportare la morte istantanea. Sembra tutto logico, ma se lo ascoltate bene è da suicidarsi. Certo che c'è una brutta in sto tunnel, soprattutto questi. Io amare Pokémon belli, Pikachu il mio signore padrone. Pikachu il mio signore padrone. Perché mi ha detto lui di dirlo, ah, va bene. Osserviamo Jack Sparrow che è stato poco in azione ultimamente, inibettore. Bene, sta ciondolando perché come abilità pigrone, chissà perché, non è assolutamente copiato dal film, no. Addirittura l'abilità giusta. Lobotomia, portami via. Vediamo, Pikachu il mio signore, sì ok, vado, me ne vado, eh. Bravi bambini, se volete diventare maestri di Pokémon, prendete quegli aerei, schiantatevi su Pearl Harbor. Devo ridere, no, perché è divertente. Prendete quegli aerei e schiantatevi su Pearl Harbor. Ed è così che è andata, ed è così che è andata storicamente. Mi ha copiato. Ha trovato un altro pensavo fosse l'unico inimitabile, invece no, ce n'era un altro. Ho detto Pearl Harbor, non sulle torri gemelle, cazzo. È andata veramente, piccoli errori di percorso, è andata storicamente così. È un altro, sempre sti maniaci qua del cavolo. Ma hai sentito dei giocatori in costume? Si chiamano travestiti. Così per fartelo sapere, quindi eccone uno, ecco un travestito. Charmando, che è un misto tra un Charmander e un Armando, probabile. Oppure sono totalmente fuori strada. Charillion. Re Leon o c'ha, non so, Ferartigli di sicuro. Chiamate Scar che mi serve. Ah, non serviva. Bene, questo è quanto. Ci sono persone che si attraversano da Pokémon per divertimento. Ne ho già conosciuto uno. Chi? Ce l'ho davanti. Ehi, tu sapevi che se spacco in due il gioco e poi lo inseriscono in Game Boy trovo Mew selvatico a livello 400? Sì, una volta ci ho provato. Però ho trovato Voldemort che si soffiava il naso con un fazzoletto. Addirittura Mario. Abbiamo trovato Mario. Mario usa affilatore, cosa ha fatto? Non, perché Mario dovrebbe usare affilatore? Agilità lo posso capire. Ma non c'è. Mario è assessuato, non sa niente. Guardate. Questo dà molti dubbi. E tu ci hai provato? Sì, però siccome si era spaccato in tutto il gioco non potevo più usarlo. Ma allora sei un testa di. Non sono sicuro di aver fatto una furbata, nemmeno io, guarda. Infatti dopo quello non sono più riuscito a trasferirlo. Questo qua invece lo prendo da dietro, tac. Strano vero, se vinci tu vinci 200 Skei, io rimango proprio quello che sono ora. Se invece vinco io tu perdi metà dei tuoi soldi e ti risvegli in un centro Pokémon a 10 km di distanza. Aspetta un secondo. È vero. Non ha tutti i torti questa qua. I Nacho sono forti per la loro resistenza, per far molto male a Jack Sparrow. Colpo. Questo lo sciotta. Vi odio. No, Jack Sparrow è morto. Ma sto tunnel è gigante. Un bivio addirittura. In Unione Sovietica sono i Pokémon a catturare te. E cos'altro c'è nell'Unione Sovietica oltre ai Pokémon che catturano te? No cavolo, un mudo di merda contro un Jack Sparrow fa fatica. Anzi no, al contrario. Ma Jack Sparrow non è volante. Perché, non lo so, è in una barca, quindi i terremoti non servono a nulla. Devo perimetrare la mossa maremoto solo per lui. Ennesimo Nachos che ci dà problemi. E lo stesso coso è sempre così, che ciondola. Una volta sì, una volta nemmeno. Questa volta però Jack Sparrow non risparmia. Esattamente, come voleva si dimostrare. Ah, Bulbasaur è debole, però se ciondoli è ovvio che perdi. Jack Sparrow, dai, sei immortale che torni dal mondo di qualsiasi, bruciato, qualsiasi mondo, però, non è un pretesto per prenderle. Quanto danno gli faccio? E dai che andiamo avanti così. E ciondola di nuovo! Avanti merda, man, vendica tutto! Non ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Venus Aur, l'avete capito, è un bruttissimo gioco di perché non è super efficace, non è di tipo erba?
ho dato fango bomba, e forse perché non è ancora molto efficace. No, non ce la posso fare con merda, man. Ho bisogno di aiuto. Avanti, soldato numero 166. Perché hai detto 166, no? Che cavolo, l'ho shotato con un mosso di tipo acqua che dovrebbe essere debole. Ogni tanto ne appaiono di molto forti e pericolosi. Ma cosa? Il più grande dilemma dell'umanità. Forse mi sono perso. Forse anch'io mi sono perso, però non lo dico. Mi sono trasformato in un Onyx Scarp per nessunissima utilità. E ho splash e sassata. Cosa devo fare adesso? Un Diglett Carp addirittura. Non avevo mai visto uno simile. Ma sempre quello fa, anche se sottoterra saltella inutilmente. E qui la fatti sale di livello senza nessuna mossa. Zubat Carp! Questo qua tutti i Carp. Come si chiama di nome? Carp. No, voglio vederlo. Ma Zubat Carp mi è nuovo, Vediamo. Ah no, Oliver, peccato. Stiamo calmi, che sto facendo? Da dove si esce? Oh oh oh, Merry Christmas! Sei un po' in anticipo. Tanto che mancano. Che giorno è oggi? Troppi giorni, troppi. Posso con un morso? E con un morso gli ho fatto male, perché... Sì, perché War Turtle è un soldato addestrato addirittura a mordere. Ivysaur è il peggior gioco di parole che abbia mai sentito. Sì, dopo Venus Aur. Cosa mi dirà? And Happy New Year, sei ancora in anticipo? Oh oh, sei incantato. Sai come si fanno a prendersi in montagna? Basta segnare il percorso con i rametti. Non ci sono rametti in questo gioco! Se moriremo tutti, no! Ma in effetti non hanno tutti torti. Però hai un ratatatatatata, puoi segnare la via con i proiettili che spara. Se le cartucce serviranno a qualcosa, segnare il percorso. Un altro soldato, a tutti i soldati qua adesso. Però io ne ho uno che vale 10 dei vostri. E tu non ne hai 10 con te, vero? Perché con morso mi ha fatto poco? Non so, merda, ma non è di tipo... Oh sì, è di tipo lotta, controlliamo subito. Vediamo. Terra lotta! Ecco perché pensavo fosse di nuovo terra veleno. Indovinate un po' cosa sarà adesso? Baracco... Ah, non è un soldato. Ah no, Baracco Obama è il presidente che comanda le forze armate, quindi... Quindi tutto ha un senso, per sé. E anche merda mensale di livello diventa sempre più merdoso. Nel senso buono. Oh oh, ho fatto del mio meglio. Però, voglio andare a casa mia. Tutto il mondo è casa tua. Tu qua che ci fa qui? Che ci fa qua da solo? In queste montagne c'è sempre il rischio che cada qualche roccia. Te lo immagini? Ma se non mi carotano verso di te, come, non hai paura? Vabbè, proviamo a frana. Questa mossa, ok. Ah, ma allora sei tu il coglione che prova tutte quelle frane. Esatto, quelle Pokémon devi insegnarlo. Brutto maledetto, allora sei tu. No, seriamente, è lunghissimo sto tunnel, quanto ci vuole? Ah, credi potevi battere, sì. È quello che avrei detto, è quello che avrei detto anch'io, sul serio. Soprattutto sei un Hello Skit che, sul serio, levati, il mio Quilavati ti... Oh oh. Cavolo, Quilavati è veramente resistentissimo. Perché ho magnitudo un Hello Skit? No, adesso fallo fuori però. Bravissimo. Non ci stava mettendo a rischio. Ditto Carp cosa può fare? Splash. Ma male... Non è possibile. Cosa può fare un Ditto Carp? Magnitudo, ma vaffan. La mossa più inutile, Flash. È fallita addirittura, ma dai. Almeno Pistolacqua gli può fare qualcosa. Però è strano vedere un dito con questa faccia qua. È quasi divertente. No, è divertente di sicuro e basta. Livello 33, soldato diventa sempre più esperto, diventerà generale tra poco. Ho quasi tutti i Pokémon al tappeto e... I repellenti! Li sto buttando via tutti perché vanno a due passi al secondo... stavolta ti ho trovato, E un Pokédex, ne voglio uno anch'io, compratelo! Il problema è, dove si compra... Non so, dove si compra un Pokédex che non sia... Che non sia da quel professore strambo che... Oh, dopo Luigi, ho un altro Luigi, questo qua! È una fabbrica! No, sbadiglio! Nega pugno, finiscilo! Finiscilo! Bravissimo! Bravo Merdaman, diventa potente. Un altro Luigi! Spero non faccia il suo potentissimo mega pugno adesso. Non fa lo sbadiglio, bravo. Avanti così. No, confusione. E confusione, ha fatto un po' male. Non tanto, però un pochino male. No, il mega pugno! Il nostro Merdaman è molto più forte di quello che sembra. È resistito a tutto. Crepo di invidia. E crepasi sotto.
Quando hai completato il tuo Pokédex me lo daresti, eh? Ti piacerebbe? E in altri due! Ehi, non fare scherzi stupidi al buio, ma sei usato Flash. Se hai usato Flash non è più buio. Ma sinceramente, come fanno a usare Flash? Sono tipo delle lampade vaganti? Ma tutto sto... No, pistola qua non va. Però, cavolo, tutta sta vita qui non una botta sola. Non è da poco. Ho visto un macho in questo tunnel. Minchia, leggendario proprio, eh. Un macho. Ma intanto, aspetta, Machop? Come un macho? Ma qua non ci sono i Nachos, no, i Machop? Hai dei Pokémon? No, non mentire. Non ne ho, giuro. Non posso combattere. Un Dexter? I Dexter sono selvatici, sono brutali nella loro piccolezza, soprattutto col suo acido potentissimo e usa anche Individua. Whipping Bell è una pianta sconfitta davanti a uno zombie. Perché Plant vs Zombie, come potete capire. Joystick, il nostro vecchio nemico, ti ho già visto nello scorso episodio, vero? Veleno spina, scommetto che ha il cavetto per ricaricare. Beh, non farei più male a nessuno ormai. Tavoletta. Uno più duro dell'altro qui, eh. Tra Dexter e tavoletta non saprei chi fare. Non saprei chi scegliere. Ah, faccio cazzo. Quel tizio lì. Sono tutta sudata. Parental advisory. Dopo l'ha detto però. Questo tunnel è odioso. Ti capisco. Sono mezz'ora che giro in questo tunnel come se... Che rottura di palle. Sul serio, che rottura. Baraccobald non risolve nulla. Cosa fa per i tunnel? Non può farsi una strada sopra così ci passiamo direttamente. No, dobbiamo farci tutto il viaggetto dentro il tunnel. Che magari, che ne so, c'è anche lo Slender. Addirittura la scimmia è un nostro antico nemico. Uno dei primi che ho trovato. Però colpo karate con... Wow. Un colpo karate. Nessuno è mai riuscito a fare questo danno a Wartortle. Non ho più Pokémon. Ho visto, grazie. Adesso non hai più Pokémon. Parevi un piccolo essere indifeso, sono carino, eh? Sì, perché siamo noi. U-Tunnel, post-it-town, Calcedonia. Perché Calcedonia? Ah, ho capito. L'uscita. Ma porca... No, non ci posso credere. Moodle, no. Non è un Moodle, merda. L'uscita, arriva... U-Tunnel, non li combatto neanche perché sono a zero quei Pokémon. L'ho girato. Calcedonia. Vediamo. Non riesco ad accendere l'ultimo accedere all'ultimo della torre Collan. C'è un odore vomitevole. Ci posso capire. Usi le calze? Allora sei nel posto giusto. Usi le calze? No. Beh, che schifo. Sentivo l'odore dei tuoi piedi anche a distanza. Ah. Siamo celebri in tutto il mondo per la nostra torre. Il luogo dove potete trovare qualsiasi tipo di calze. Anche di lana. Soprattutto di lana. Come si chiama? Torre Collan, ne abbiamo di tutti i tipi. Non ho alcuna intenzione di entrarci. Allora ragazzi, questo qua era l'ultimo episodio di Pokémon... No, sì, nel senso l'ultimo uscito di Pokémon Maro Merda 2. Come avete visto, quel tunnel era terrificante, soprattutto perché c'erano moltissimi maniaci travestiti da Pokémon, brutte persone. E poi c'era anche l'attentatore delle Torri Gemelle che voleva in realtà distruggere Pearl Harbor. Ma... molto probabilmente andremo nella torre come si dice, forse andremo di qua, che non so cosa ci sia, lo scopriremo al prossimo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto e grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Non vi chiedo neanche di mettere like, perché se vi è piaciuto lo metterete da soli. Ciao a tutti.